Grazie dottoressa Fortunati, grazie al Circolo del Design per questo gradito invito. Buongiorno a tutti. Gradito invito perché? Perché l'umanizzazione e la digitalizzazione sono degli argomenti molto cari all'oncologia pediatrica e lo sono diventati, se possibile, ancora di più dopo la pandemia Covid. Perché? Una diagnosi di malattia tumorale in ambito pediatrico o adolescenziale significa fondamentalmente dare uno stop a tutte quelle che sono le attività del nostro bambino, dell'adolescente, della sua famiglia. Tutto quello che aveva programmato per quella giornata, il giorno dopo, il mese successivo o anche l'anno dopo, viene annullato da questa diagnosi. Diagnosi che si accompagna invariabilmente sia per l'area pediatrica ma anche per gli adulti, a quella che è la paura di morire, a uno stato di ansia che pervade il nostro paziente e tutto il nucleo familiare. Per cui il nostro compito di medici che accolgono questi bambini è fondamentalmente quello di cercare di riportare la tranquillità. E come facciamo? Facciamo fondamentalmente una prima comunicazione in cui spieghiamo che globalmente l'80% dei pazienti oncologici pediatrici oggi possono guarire e la guarigione però si ottiene solo dopo un percorso molto complesso di chemioterapia e o chirurgia o immunoterapia o radioterapia che molte volte dura un periodo lungo, variabile a seconda della diagnosi, da 1 a 2 anni. 2 anni ad esempio per un bambino che si ammala di leucemia linfoblastica acuta, 1 anno per un bambino che si ammala ad esempio di osteosarcoma o di sarcoma di Ewing. E quindi complessità delle cure, aspetti psicologici ovviamente su cui dobbiamo lavorare moltissimo e lunghezza delle cure. Quindi per questo motivo da molti anni in oncologia pediatrica utilizziamo un modello di presa in carico globale del bambino e della famiglia che mira proprio a quello che è l'ottenimento dello stato di salute del bambino al termine del suo percorso, quindi non solo eradicazione della malattia tumorale ma restituzione ad integrum del bambino fisico, psichica e sociale al termine del periodo delle nostre cure. E per ottenere questo obiettivo la presa in carico è fatta da personale sanitario, oncologo pediatra, psicologo, infermiere, consulenti d'organo, ma anche da personale non sanitario, in primis la scuola di ogni ordine e grado. L'oncologia pediatrica dell'ospedale infantile Regina Margherita è stata prima in Italia e direi anche in Europa, per una sperimentazione di asilo nido per i nostri pazienti. Da 6 a 36 mesi abbiamo il nido all'interno del reparto e poi vi sono le scuole di ogni ordine grado, vi sono gli esami appena fatti di terza media per tutte le scuole a seconda di dove è stato a frequentare il paziente fino a quel momento. Oltre agli insegnanti partecipano con noi a questo processo di presa in carico i volontari che hanno il ruolo di stimolare attivamente i nostri pazienti che molte volte hanno ricoveri molto lunghi, anche di 40-50 giorni come primo ricovero. Per questo motivo quindi è di particolare importanza ed è sancito anche dalla Carta dei diritti del bambino l'ambiente, in particolare la struttura. Struttura che diventa essa stessa curativa all'interno della quale si snoda il percorso diagnostico-terapeutico del paziente oncologico. Sono arrivata a Torino nel 1995. L'oncologia era al terzo piano dell'ospedale infantile Regina Margherita. Era il primo lunedì di gennaio dopo il 6 gennaio e sono entrata in una camera a 4 letti, un bambino è morto la notte fra lunedì e martedì, un bambino era arrivato la domenica pomeriggio, 2 bambini facevano chemioterapia, 4 genitori che erano 4 stati di dolore. Da lì quindi quali sono i presupposti e quello con cui abbiamo discusso negli architetti, dietro di me vedete come adesso la degenza oncologica, come adesso il percorso del paziente oncologico, quali sono i principi che ci hanno ispirato? Beh, innanzitutto l'ambiente in cui entra un bambino deve essere un ambiente immediato. I bambini sono immediati, gli adolescenti lo stesso e quindi come tale dobbiamo offrire un ambiente ad impatto che però non crei nessuna condizione di ansia. Siamo già in una condizione difficile dal punto di vista fisico e psicologico. La seconda caratteristica fondamentale è la privacy del bambino, dell'adolescente, della famiglia, quindi camere singole. All'interno di queste camere singole la possibilità di ricreare casa, mensole su cui mettono i loro oggetti, televisione, oggetti vari,
un posto comodo per la mamma e casa sicuramente l'abbiamo creata. Molte volte i pazienti quando chiedono, devono essere ricoverati, chiedono la camera. Io vorrei andare nella 8, io nella 10, nella 12, a seconda di come sono colorate o organizzate le camere al loro interno. E alcuni anni fa un bambino, Adriano, 3 anni, ha fatto una scena folle in dei hospital perché la sua stanza, o se non altro, quello che lui riteneva essere la sua stanza, era occupata da un altro bambino. Abbiamo dovuto liberare la camera quella mattina perché non riuscivamo altrimenti né a visitarlo né a mettergli sulla terapia. Quindi questo vi dice come trovino casa all'interno dell'oncologia o all'interno dei reparti in cui i bambini vivono per lungo tempo, per malattie croniche. E il percorso che è cominciato in oncologia pediatrica, Regina Margherita, è cominciato per molte altre patologie. Abbiamo un percorso cuore, un percorso neuropsichiatrico, stiamo terminando un percorso nefrogastro e via di seguito. Per tornare a quella che è l'oncologia pediatrica, quindi grande attenzione agli spazi, alla privacy, ma anche grande attenzione ad avere degli spazi per il gioco, degli spazi per la scuola e spazi per i nostri genitori che devono comunque talvolta staccarsi dal bambino e avere dei momenti in cui si possono, questo soprattutto pre-Covid, o trovare fra loro o avere il tempo di prendere un caffè o anche a volte di piangere o di fare una telefonata che non può essere ascoltata, ad esempio, dal bambino. E quindi di fatto spazi idonei per tutte quelle che sono le attività che devono essere fatte nelle 24 ore. E particolare attenzione poi è stata data, non so a che punto siamo del video, a quella che è l'isola di Margherita. L'isola di Margherita è stato il primo hospice della regione Piemonte, primo e unico hospice per area pediatrica. Chi ci va? Abbiamo detto che purtroppo, che per fortuna guariscono l'80% dei pazienti, il 20% purtroppo non riescono ad arrivare alla guarigione. Per questi pazienti abbiamo pensato ad un reparto che non è un vero reparto, sono dei mini appartamenti all'interno del quale il bambino può percorrere gli ultimi tratti della sua vita con tutta la famiglia e quindi più posti letto, un salotto, il frigorifero, una veranda, insomma tutta una serie di spazi che servono proprio per questo. I motivi che hanno accompagnato questo percorso derivano tutti dalla natura. Perché? Perché i nostri bambini sono immunodepressi, quindi non possono entrare a contatto né con la terra, né con le piante, né con gli animali e come tali quindi abbiamo portato tutti questi elementi all'interno dei reparti per farli vivere la natura all'interno dell'ospedale, visto che all'esterno per un lungo periodo non la possono vivere. I reparti non sono solo belli, non sono solo fruibili, ma sono anche tecnologicamente avanzati. Perché? Perché per guarire di più possiamo fare una sola cosa, nuove sperimentazioni cliniche. Qui c'è Luca Remmert con cui 6 anni fa, abbiamo cominciato con IGM, un ente partecipato di ricerca di Compagnia San Paolo, una grossissima sperimentazione sull'area pediatrica nazionale e internazionale. In altre parole, analizziamo l'esoma dei pazienti oncologici e da lì appunto identifichiamo la possibilità di utilizzare nuovi farmaci. Ecco, per fare nuovi farmaci servono delle camere tecnologicamente avanzate, secondo quella che è la determinant dell'AIFA, e tutte le camere che voi avete visto, belle, hanno tutto quello che è il sistema di monitoraggio richiesto da AIFA per le sperimentazioni cliniche. Come è nato questo percorso? Visto nel 95 che 4 bambini non possono stare assieme, perché arriviamo al 2013 col primo reparto? Perché tutte le grandi opere hanno bisogno di una grande squadra e la grande squadra deve avere un grande capitano. Il capitano è stato la signora Maria Teresa Lavazza, che con la Disco Sezione Piemonte era presidente, ha capito che potevamo fare di più, ma farlo in modo diverso, perché questi reparti sono stati realizzati in 6-8 mesi, quindi cominciavano i lavori e finivano. Come? L'ospedale dava in gestione all'associazione un pezzo di ospedale e l'associazione lo restituiva chiave in mano.
L'opera è stata fatta con grandi partner, con Compagnia San Paolo, l'ultimo gli ambulatori con Specchio dei Tempi e tutti assieme siamo riusciti a creare questo modello, questa best practice, che è stata poi utilizzata anche in questo momento da Forma e quindi per la nefrogastro e sarà utilizzata da un'altra fondazione, Respiro Libero, per fare il percorso pneumologico. Questo che cosa ha portato? Ha portato a un ospedale infantile Regina Margherita nuovo al suo interno. Brutta ovviamente ancora la facciata, ma tutti i percorsi dei pazienti incontrano degli spazi che li accolgono e che soprattutto diventano essi stessi curativi. E quindi questo nuovo modello è diventato un libro che ovviamente vendiamo a scopo di beneficenza e vi leggo solo quelle che sono le parole di Maria Teresa, con la quale ci ha legato una lunga amicizia. Lo sforzo di una realtà come il Disco Sezione Piemonte conferma la nostra volontà di essere agenti attivi di un cambiamento positivo per chi ne ha bisogno ogni giorno di più. Grazie.